Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi, dopo tanto tempo, siamo ripartiti e finalmente siamo all'esterno e stiamo partendo per la nostra camminata da Civago verso il Rifugio Battisti, sopra al Cusna. Vi porterò con me in questo viaggio, in questo percorso, e con me oggi ci sono loro, Jane, Tommy e la Sara, e la nostra mascotte, la Lilly. Quindi proseguiamo di qui e il viaggio durerà circa un'oretta e mezzo, dove arriveremo al Rifugio Battisti e dove ci fermeremo a mangiare e vi farò vedere tutto quello che faremo oggi. Quindi partiamo. Quello è il percorso dove dobbiamo seguire oggi il 605 verso Rifugio Battisti. Quindi proseguiamo per questa stradina dove inizia a essere un po' più sporca, un po' più fangosa confronto alla strada di prima. Comunque siamo fortunati che oggi è una bellissima giornata. Fa freschino perché ci saranno circa 4 gradi, 5, ma per il momento si sta bene e camminando ci scaldiamo. Quindi proseguiamo per il nostro percorso e arriviamo al Rifugio Battisti andando sempre di là. Intanto continuiamo con il nostro viaggio. La Lilly inizia a essere stanca, la Sara anche, e la strada è tutta in salita. Dobbiamo continuare di là. Quindi continuiamo e proseguiamo per la nostra strada. Guardate, per farvi capire l'altitudine che ci troviamo, c'è la neve. Neve. Ragazzi, per allungare la pena il viaggio e il giro abbiamo deciso di passare dal Rifugio San Leonardo, come potrete vedere alle mie spalle. Comunque ora ve lo mostro da fuori perché penso che al momento sia chiuso. Questo che avete visto è il Rifugio San Leonardo, è un rifugio che ha dei posti letto all'interno dove potrete prenotare il vostro posto letto o in gruppo prenotarlo per poter riposare e stare qui la notte per poi proseguire nel vostro cammino e nella vostra escursione che state facendo. È un posto carino in mezzo al nulla, quindi non ci sarà neanche casino da dire che non riuscirete a dormire. Questo è il portico, ve lo mostro meglio.
qua sotto abbiamo anche il torrentino. Con il pannello solare per l'elettricità. È un posto carino per passarci una notte in compagnia con gli amici e poi per continuare il vostro percorso lungo e per poi per continuare il vostro itinerario lungo il vostro percorso. Questo è il dépliant del rifugio. Può tenere 12 posti letto ed è autogestito. Qui ci sono i link per vederlo e per mostrarvi meglio le cose. Quindi se vi interessa potete cercare Rifugio San Leonardo e troverete questo posto che è carino, sperso nel nulla, è molto tranquillo. È autogestito fino a giugno e dopodiché per l'estate viene preso in gestione e gestito da altri. Quindi noi dopo questa piccola tappa continuiamo verso il rifugio Segheria, dove arriveremo circa verso mezzogiorno e dove ci fermeremo a mangiare. Comunque devo dire che dopo tanti mesi di fermo, dopo alcune settimane passate in fermo, è bello tornare fuori all'aria aperta per godersi i paesaggi della nostra regione e per godersi questi piccoli momenti. Quindi quando avete tempo, mi raccomando, usatelo per girare e raccontate la vostra storia. Ok, proseguiamo per il nostro percorso verso questo piccolo laghetto e passeremo da un ponticello, che è questo qui di fronte a noi. Ragazzi, voglio mostrarvi quanto è limpida l'acqua del fiume Dolo. Guardate com'è bella, è talmente pulita che sembra quasi l'acqua di una piscina. Più fredda, però è bellissima. 45 minuti, noi dobbiamo andare verso il rifugio Segheria, quindi da quella parte di là, percorso 605A. Proseguiamo. Ragazzi, allora devo dire che è bello vedere la neve, anzi no, è bello vedere il ghiaccio, perché a questa altitudine c'è il ghiaccio, guardate, qui c'è ancora il ghiaccio e adesso passeremo questo ponticello. Allora ragazzi, adesso stiamo facendo questa salita che è ripidissima, guardate, non so se in video rende, ma con loro che camminano avanti forse si può capire. Proseguiamo per questa salita che arriviamo al pari di questa piccola cascata che ora vi mostro, che è questa, in mezzo alla foresta. E poi proseguiamo verso il nostro rifugio Segheria, che ci mancherà circa una mezz'ora di camminata per arrivare. Dopodiché ci aspetta il nostro pranzo. Quindi bando alle ciance e continuiamo.
ragazzi, eccoci. Ultima salita prima di arrivare al rifugio, che è questa. Ragazzi, vi annuncio che siamo arrivati. Eccoci al rifugio segreteria. Ma te l'ho appena detto, ben messo. 1410 metri. Dai, 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 mangiamo. Siamo fuori. Andiamo. Stare anche fuori. Tagliatelle al cervo. Siamo là che stavo pensando. Perché dobbiamo fare il costina al forno. Allora, io stavo tagliatelle al cervo e costina al forno. Con la polenta. Questo è il nostro pranzo. Ci mangia! Ciao ragazzi, allora abbiamo finito di mangiare, abbiamo mangiato questi piatti che avete visto. Guarda qua. E ora stiamo tornando indietro. Abbiamo un po' più freddo perché dentro c'era il camino che scaldava. E ora torniamo verso la macchina, quindi torniamo giù e la nostra avventura è finita così. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di oggi, arrivare al rifugio segheria per pranzare. E ci siamo fatti una bella scampagnata. Quindi, ciao!